questo è l'auspicio che faccio a chiunque insomma rappresenti la nostra istituzione da questi banchi, sia come consigliere che come diciamo che faccia parte dell'esecutivo. E in questa vissuto nel 2020 e stiamo vivendo nel 2021, nel senso che la pandemia, cioè l'emergenza che c'è dall'anno scorso, infatti se ricordate l'anno scorso, questa giornata eravamo tutti in videoconferenza, oggi molti comuni ancora sono in videoconferenza, noi abbiamo voluto, anche perché diciamo proprio perché è l'ultimo, voluto farlo in presenza per come dire, meglio dare e far conoscere, ecco perché conoscere, per far conoscere quello che il bilancio, che poi la gestione del nostro ente e quello che avviene nel modo più puntuale possibile. Posso anche andare velocemente sulle prime informazioni, che sono quelle riguardanti il territorio e che si cambiano da un anno all'altro in poche cose. Questa riguarda superficie urbana esterna agli abitati che prevede, che sono 176 km quadrati, e con l'altitudine minima e massima del nostro comune. Ma ripeto, vado veloce su queste perché le diciamo, ormai dovreste saperlo quasi a memoria tutti, praticamente non sono aumentate le strade, aumenta chiaramente, l'unico dato che diminuisce è quello relativo alla prossima slide, che è quello della popolazione. C'è una riduzione anche su questa slide, anche se minima, di raccolta dei rifiuti, che però potrebbe essere legata anche un po' alla pandemia. Scendiamo sotto i 4.000, normalmente erano intorno a 4.000, oggi scendiamo intorno al 2020, sono state smaltite circa 3.880 tonnellate di rifiuti non indifferenziati, totali. La popolazione, come vedete, al 31 dicembre 2020 è ancora in decrescita, abbiamo un'altra perdita di circa 160, un saldo di circa 160 unità in negativo. Questo è dovuto, guardando un po' le varie fasce di età, è dovuto a più fattori, come ben sapete, un po' legato alle nascite, che sono diminuite in modo abbastanza consistente, un po' dovuta alle dinamiche che diciamo questo comune ha nel lavoro, molti vanno fuori a lavorare, quindi poi si trasferiscono, molti giovani che studiano fuori restano molte volte fuori perché non solo perché magari non trovano lavoro nel nostro paese, ma anche perché attratti da esperienze lavorative per cui magari studiano e per cui che qui magari non esistono neanche, quindi molti vivono nelle grosse città anche per una propria scelta, non solo per necessità. E quindi chiaramente l'unica fascia di età che in questi ultimi 6 anni, come avete visto, cresce è quella degli tra 65 anni, che praticamente ancora tende a crescere rispetto alle altre fasce di età. Le informazioni sulla nostra struttura, sul nostro personale. Noi anche quest'anno abbiamo approvato, sebbene sia cambiata completamente la modalità con cui si assume nel nostro comune, con decreto legge che è stato è entrato in vigore ad aprile dello scorso anno, praticamente abbiamo inserito anche quest'anno quello che gli spazi ci consentivano di fare.
sebbene noi abbiamo bloccati purtroppo, ma diciamo la pandemia ci ha bloccati anche in questo, ma molto probabilmente dal 24 al 28 maggio, sindaco, ti spoilerò come si usa dire la notizia, insomma dal 24 al 28 maggio, da ieri ci sono gli avvisi per partecipare alle preselezioni che avverranno secondo una direttiva che praticamente il governo, anzi il ministro alla pubblica amministrazione ha dato, alla funzione pubblica ha dato su come insomma e a cui ci siamo dovuti attenere. Quindi se dovesse questo comune riuscire ad assumere tutto quello che ha messo in campo, avremo a fine anno, fermo restando che non ci sia nessun pensionamento, avremmo 54 unità rispetto alle 40 che abbiamo oggi attualmente, al 31/12/2020. E se voi vedete una cosa che dovete notare è il riequilibrio che si è cercato di fare con i nuovi concorsi, perché noi abbiamo molte funzioni apicali di 1, di 6, che saranno circa 18, e ne avevamo solo 9 in funzione intermedie, di istruttori di categoria C, che e di questi istruttori di categoria C ben 6 o 7, non voglio sbagliare, o 5, 6 o 7, sono quelli relativi alla polizia, quindi negli altri uffici di questa categoria c'è poco o niente. Quindi se voi vedete 10 unità che vanno a rinforzare, che sono stati previsti con i concorsi col programma del fabbisogno dei 2 anni precedenti, e che quest'anno speriamo possano arrivare a compimento, insomma si va a riequilibrare un po' la struttura comunale. È inutile che vi ripeto quali sono le figure che andiamo a prendere, che sono i concorsi già in atto. L'unica cosa è che abbiamo aggiunto nel fabbisogno 2021 un operaio in più, perché la squadra operai è ridotta veramente all'osso, quindi invece di uno saranno 2 le categorie B con la qualifica di operaio. Detto questo, gli immobili utilizzati dall'ente, quindi il patrimonio immobiliare dell'ente, come vedete questi sono tutti quelli che utilizzati e gestiti, quindi di cui noi abbiamo costi che poi sono le spese per acquisto beni e servizi famosi che andiamo a sviluppare ogni anno con gestione calore, energia e via dicendo, sono tutte queste, buona parte sono le scuole, poi c'è il municipio, ci sono i parcheggi e l'impianto di trattamento rifiuti di Carpineto, che poi insomma magari potrà approfondire anche l'assessore sulle novità che ci sono, l'assessore Arrano. Gli immobili utilizzati da terzi, cioè significa che il comune dà in gestione a terzi, come vedete c'è il palazzo della comunità, ex comunità montana, dove risiedono Acquedotto Lucano e ASP, ora c'è il nuovo centro di aggregazione, centro di sono completate i lavori. Ci sono un paio di scuole elementari, scuole dismesse dal comune, che sono state date in gestione. Vi era il palazzetto dello sport, chiaramente adesso è in stand-by. Ci sono tutti gli impianti sportivi, il mercato coperto, le caserme di guardia di finanza e forestale, che sono date comodato ai due corpi dello Stato. L'immobile alla conserva, c'è l'AIAS, che è anche l'immobile dell'AIAS, più i locali di parcheggio di Acarolamento. Invece inutilizzati in questo momento abbiamo, che sono fermi, Palazzo Pavazza in via Roma, che necessita di
sicuramente di una riqualificazione, ma anche capire che cosa immaginare in quello spazio. La scuola materna ed elementare di Acqua delle Donne, che in questo momento non è più utilizzata, la scuola materna di Ponte della Rosa, che però mi sembra con cui ci sia una andrà nei gialli praticamente, perché lo abbiamo dato all'Unità, sì, l'ex Vretura e la Paita di Quegliandrini come immobili, questo è il patrimonio immobiliare del nostro paese. Non abbiamo il palazzetto, non abbiamo immobili. Eh sì, il palazzetto era dato in gestione, ora ci dovrebbe essere uno scambio tra un paio di... Le attività presenti sul nostro territorio praticamente sono state censite dagli uffici, dall'ufficio commercio, e sono nei vari settori, 11 nell'agricoltura, 378 sono attività artigianali, 305 attività commerciali, 28 servizi alla persona e alle imprese e 37 tra turismo, agriturismo e banca, per un totale di 759 attività presenti e censite nel nostro comune. Il contesto normativo in cui ci muoviamo con questa proposta che facciamo a voi del nostro bilancio parte dallo scorso anno. Parte dallo scorso anno perché alcuni passaggi normativi che erano previsti dalla legge di bilancio dello scorso anno non sono state messe in campo lo scorso anno per la pandemia, ma sono state rimandate al 2021. Quali? L'applicazione del canone unico patrimoniale, che è uno dei punti, diciamo, di cui approviamo il regolamento, e il fondo di garanzia dei debiti commerciali. C'è un ulteriore accantonamento, che già sapete che a noi ultimamente ci dicono di accantonare molte spese per eventuali mancanze che si possono avere all'interno della gestione dell'ente. Qui ci chiedono un fondo di garanzia che va allocato in bilancio qualora la tempestività dei pagamenti. I pagamenti avvengono con c'è tutto un calcolo che poi vedremo, su cui vengono fuori delle percentuali di accantonamento che ogni comune, ogni ente locale deve tener conto e accantonarlo nel proprio bilancio di previsione. Significa un altro accantonamento, altre risorse che vengono poi bloccate e non possono essere utilizzate nello svolgimento della gestione dell'ente. Sul canone unico, praticamente il regolamento, abbiamo visto anche in commissione, praticamente non fa altro che accorpare alcune entrate che il nostro comune ha sempre avuto, la pubblicità, la COSAP, il canone di occupazione di spazio pubblico e il canone di occupazione dei mercati. Prima vi erano singoli regolamenti, oggi invece vengono accorpati in un unico regolamento, ma in un po' di anni che vivo le esperienze, diciamo, comunali, come diciamo qui a Lavoria, non si sbaglia mai, perché vi ricordo che nel 2014 l'allora governo instaurò la IUC, che accorpava IMU, TARI e TASI. Dopo l'anno scorso è stato spacchettato di nuovo tutto, perché della IUC è rimasto solo la TARI, in quanto abbiamo la nuova IMU. Oggi lo fanno su quest'altra entrata, quindi voglio dire, ogni anno qualcuno, non so se si diverte a modificare, non so, cioè, diciamo che forse è meglio avere un unico regolamento, forse lo fanno anche per farvi aggiornare questi regolamenti, visto che sono i nostri erano datati da un bel po' di tempo. L'unica cosa che chiedevano ai comuni è che nel primo anno di applicazione avvenisse tutto ad aliquote invariate. Gli uffici, che ringrazio per aver dedicato abbastanza tempo per cercare di mantenere questa invarianza nelle nostre aliquote che abbiamo applicato, seppur era molto difficile,
tenere proprio il, come dire, il centesimo o l'euro, insomma, visto che parliamo di aliquote diverse. Lo dicevo in commissione l'altra volta, a un canone che noi pagavamo 28 euro al metro quadro, la legge di stabilità ci imponeva 40 euro al metro quadro. Noi abbiamo, gli uffici hanno fatto in modo che si arrivasse alla, più o meno alla stessa cifra, almeno in prima fase di applicazione che è quest'anno, dopodiché l'anno prossimo le giunte sono tra virgolette libere di aumentare o diminuire il, diciamo, le varie aliquote, le varie componenti del, del regolamento unico. Invece il fondo di garanzia dei debiti commerciali, per farvi capire che cosa dovevamo accantonare qualora noi ci fossimo trovati in una situazione diciamo di indicatore dei pagamenti negativo, o quantomeno non negativo, positivo, perché come vedete da 1 a 10 giorni di ritardo nei pagamenti pagavamo l'1% sulle spese, sul totale delle spese per acquisto beni e servizi. Voi fate un calcolo, il nostro comune oggi spende, nel nostro bilancio che andiamo ad approvare oggi, abbiamo 6.800.000 euro circa di spese per beni, acquisti e servizi. Fate il calcolo, dall'1% al 5%, quando non avremmo potuto spendere in più agli altri fondi che accantoniamo. Quindi l'1% sono 68.000 euro, se non sbaglio, ad arrivare al 5%, che sono circa 300, più di 300.000 euro. Fortunatamente, grazie anche alla gestione del ragioniere Scaldafede, che dirige insomma l'ufficio contabilità, noi avremo una percentuale di applicazione del comune che pari allo 0%, quindi non andremo ad accantonare su queste cifre nessun, sebbene non è facile gestire, perché il calcolo è molto complesso, perché può capitare che una fattura resti in un ufficio con la nuova piattaforma, praticamente l'ufficio cerca, vede subito e cerca subito di pagare quanto prima possibile, proprio per evitare di incappare in questo tipo di non è una sanzione, ma è una spesa che non puoi destinare a servizi per il nostro comune, alla gestione del nostro comune, ma devi accantonare, e che ti troverai poi eventualmente in avanzi che insomma si cumulano con tutti i fondi che noi mettiamo. Chiaramente non mi sono soffermato sull'avanzo di amministrazione, perché da qua a 20-25 giorni andremo in consiglio anche con il rendiconto 2020, visto che è stato approvato in giunta, e nei prossimi giorni, tra venerdì e lunedì, vi arriverà il deposito degli atti, in modo da far partire 20 giorni per poi venire in consiglio. Ma giusto a titolo, il nostro avanzo presunto che abbiamo approvato in giunta, che proporremo così, è di 5.900.000 euro, che poi nel dettaglio vedremo come sono, tra virgolette, suddivisi questi avanzi. È chiaro che molti dei provvedimenti fatti in emergenza, io li ho messi tutti, perché sono tutti che nel nostro bilancio hanno ognuna qualcosa che ci portiamo dietro, nel senso che dal Cura Italia anche alcune proroghe che sono state fatte nel tempo richiamano tutti questi decreti fatti lo scorso anno nell'emergenza, il Cura Italia, il Bilancio Italia, quello semplificazioni, il decreto agosto che ha aumentato determinate risorse per tutti i comuni, i ristori che hanno previsto, soprattutto l'ultimo ha previsto fino a giugno il ristoro per i pubblici esercizi della canone di occupazione del suolo pubblico, e quindi al momento, ecco, su quello non abbiamo fatto nulla come l'anno scorso, che insomma dopo l'allungamento, perché quando noi facciamo la delibera di per tutto l'anno era solo per 3 mesi, oggi è fino a giugno, e
vediamo, anche perché si parla che nel decreto sostegni che sta per essere convertito nelle Camere ci siano ulteriori novità, quindi ci siamo presi il tempo, visto che comunque fino a giugno tutti i pubblici esercizi che sono esentati, abbiamo il tempo per poter eventualmente poi andare in giunta e deliberare un prosieguo qualora non venga fatto dal governo. Quindi questi decreti sono tutti richiamati e presenti, sebbene sparsi nelle varie voci del nostro bilancio, come nel bilancio di tutti gli enti locali. E poi c'è praticamente la legge di stabilità del 2021 che è presente nel nostro bilancio, che sostanzialmente, avendo tutti quei decreti, si è soffermata solo a rifinanziare il fondo funzioni fondamentali per 450 milioni, l'aveva fatto la legge di stabilità, poi si è arrivati con il decreto sostegni a 1.350 milioni per tutti i comuni, permettendo con la legge di stabilità anche l'utilizzo delle quote non utilizzate del fondo funzioni date nel 2020, praticamente anche nel 2021. Noi perché? Perché anche qui c'è un'altra scadenza, diciamo che quest'anno è stato un anno abbastanza complesso per gli uffici, ripeto, perché oltre a queste scadenze che sono ravvicinate, bilancio di previsione, rendiconto, vi è un'altra scadenza che è il 31 maggio, scusate, che è la certificazione delle spese Covid. Praticamente dovremmo certificare e verificare qualora abbiamo avuto maggiori spese o minori spese, maggiori entrate o minori entrate, vanno certificate, e qualora il risultato è positivo si poteva attingere da questo fondo che lo Stato, il governo ha messo a disposizione dei comuni. Qualora non lo fosse, bisognava noi lo abbiamo accantonato tutto in avanzo, ecco perché vi dico, poi sarà dettagliato nel rendiconto con quale avanzo, e non si capiva se era riutilizzabile nel 2021 o non era riutilizzabile. Con la legge di stabilità hanno detto in un comma che praticamente anche per il 2021 questo fondo è utilizzabile anche quello del 2020. Noi perché non abbiamo utilizzato molto lo scorso anno? Perché nella certificazione la cosa fondamentale non è solo le maggiori spese e le minori spese, ma praticamente cioè tener conto solo delle maggiori spese, ma soprattutto delle minori spese. E poiché noi, tra le minori spese che abbiamo avuto nel 2020, ci sono state le scuole chiuse, noi copriamo buona parte di quelle spese, trasporto, mensa, con risorse diciamo comunali, lasciando poco alle utenze. Quindi un risparmio di quel servizio è un risparmio che ha avuto il comune. Però lo Stato ti diceva: tu prima di andare a prendere i soldi che ti abbiamo dato per le funzioni fondamentali, devi prima verificare e fare un calcolo se hai avuto minori spese. Se hai avuto minori spese, le puoi spendere cioè non c'è bisogno che utilizzi quelle. Tant'è vero che a un certo punto a noi hanno dato parecchie risorse, circa 640.000 euro, che sono tutte confluite in avanzi di amministrazione. E poiché quest'anno è diverso, perché praticamente i servizi stanno funzionando, quindi non avremo le minori spese, può darsi che le maggiori spese invece che avremo da Covid, quindi l'attivazione di servizi solo per il Covid, ci permetteranno di andare a spendere queste risorse. Altre due, diciamo, anche se sono prettamente proroghe contabili, e sono già tra l'altro sono obsolete anche il comma 4 di rinvio dell'approvazione di bilancio di previsione, perché oggi, come ben sapete, sono convinto che lo sapete tutti, oggi è stato approvato il decreto proroghe che proroga il bilancio di previsione e il rendiconto al 31 maggio, e oltre ad altre proroghe legate alla pandemia. E così come
c'è il rinvio, questo è importante invece saperlo, nel decreto sostegno c'è il rinvio dell'approvazione delle tariffe dei regolamenti tari al 36/2021. E anche qui, se voi vi ricordate, lo scorso anno noi sulla Tari facemmo un ragionamento, non lo approvammo quando approvammo il bilancio, perché volevamo capire che cosa potevamo fare per andare incontro in un momento che ancora non si capiva neanche bene, eravamo all'inizio della pandemia, per capire bene come potevamo andare incontro alle nostre imprese e ai nostri cittadini. Bene, io sono, lo dico ad alta voce, siamo all'ultimo, sono orgoglioso, non ho trovato un comune che ha dato il 100% di esenzione ad alcune categorie di imprese di lavoro. Anche la Regione ci ha trovato, ha dato l'80%, non ha dato il 100%. Tanto è vero che le imprese che hanno ricevuto il 100% della laurea non hanno avuto modo e ragione di fare la richiesta alla Regione, perché non avendo pagato niente non potevano richiedere nulla dalla Regione. Quindi sono veramente orgoglioso di aver fatto di aver aspettato e fatto quel provvedimento. E nello stesso modo vogliamo, sebbene è diverso quest'anno rispetto all'anno scorso, vogliamo prenderci il tempo giusto e necessario per capire che cosa possiamo fare. Nel decreto sostegni, all'articolo, proprio al comma 5, ci sono degli emendamenti che riguardano proprio degli aiuti che vuole dare anche il governo alle imprese, e quindi vediamo, perché se dovessero dare degli aiuti magari, come dire, spezzati, vediamo se possiamo, come dire, con le nostre forze magari andarle ad integrare se ci sarà bisogno, ma valutare bene, insomma, che tipo di azione possiamo mettere di nuovo in campo per questo tipo soprattutto per aziende che, insomma, stanno subendo in modo violento questa emergenza. Altro motivo, chiaramente il rinvio non è dovuto a questo, no? Il rinvio che fa il governo, questo è, diciamo, noi ci prendiamo il tempo necessario per valutare, ma il rinvio fatto dal governo è dovuto a un decreto legge fatto nel settembre 2020, mi sembra, 116, che diciamo, su cui ancora c'è molta discussione sull'applicazione di questo. Tant'è vero che anche lì, negli emendamenti che stanno arrivando al Senato, molti stanno mettendo in discussione di far partire questa riformulazione di questo decreto dal 2022. Ecco perché hanno dato tempo fino al 30 giugno per approvare regolamenti e tariffe, perché un'altra cosa che andrà approvata sarà il regolamento, che va modificato in alcuni punti della sua descrizione, sebbene stiamo valutando anche se riscrivere un regolamento, visto che dal 7 giugno dovrebbe partire il nuovo metodo di raccolta, e quindi stiamo valutando se fare un regolamento ad hoc, perché, come sapete, si va verso il Comune Lauria ha puntato verso la tariffa puntuale, quindi sulla tariffazione puntuale stiamo tutti, anzi invitiamo, ne approfittiamo per invitare chi ci segue di andare a prendere i vari kit presso le zone indicate, e praticamente andiamo verso la tariffa puntuale. E anche qui, voglio dire, siamo uno dei pochi comuni in Basilicata che inizia questo percorso. Tant'è vero che appena uscirà il decreto attuativo, nella legge di stabilità danno la possibilità ai comuni che applicano la tariffa puntuale di alcuni contributi per la messa in esercizio per il software, proprio per metterla in funzione la tariffa puntuale. E praticamente noi stiamo aspettando i decreti attuativi e chiaramente anche l'avvio di questa tipologia, che sarà
all'inizio immagino come tutte le novità sarà un po' un casino, però piano piano dobbiamo fare in modo di abituarci a un modus operandi che diciamo in alcune zone del nord è la normalità, voglio dire, quindi misurare e abituarci a fare bene la differenza penso che sia importante per tutti i cittadini, non solo per una parte. Le criticità che possiamo avere quest'anno, ancora una volta siamo ancora in presenza di pandemia e di emergenza, minori entrate che si potranno verificare quest'anno più dello scorso anno. Vi faccio un esempio su tutte. All'addizionale IRPEF, lo scorso anno noi incassiamo quello dei redditi dell'anno precedente, quindi l'anno scorso abbiamo incassato molti soldi dovuti ai redditi 2019, quindi dove ancora non si parlava di pandemia. Quest'anno io mi auguro che i redditi di laurea si sono mantenuti, però è difficile che possiamo, come dire, introitare quello che abbiamo previsto, sebbene le aliquote sono le stesse dello scorso anno, c'è il rischio di andare a introitare minori entrate, ad esempio dall'addizionale. Si potrebbe verificare che entrate quali l'IMU o per adeguare, diciamo, a, secondo la normativa la fruizione dei bambini a mensa, il trasporto scolastico, le modifiche contrattuali che abbiamo dovuto fare per il Covid, per il trasporto scolastico, le modifiche contrattuali che abbiamo dovuto fare per la raccolta dei rifiuti per le persone che sono in quarantena o che sono positive, perché là c'è tutto un progetto, c'è tutta una raccolta personalizzata. Immaginate quando eravamo circa 200 persone positive, allora via, voglio dire, c'è stata un'esigenza, quindi sono maggiori spese che non riusciamo a quantificare, abbiamo chiaramente, le abbiamo immaginate nel nostro bilancio di previsione, le quantificheremo man mano. Quest'anno sarà, anche quest'anno come l'anno scorso immagino, un bilancio che andrà consolidandosi durante l'anno. Ci saranno immagino parecchie variazioni che andremo a fare a secondo di quello poi che accade diciamo anche dai decreti governativi che ci vengono dati. Diciamo, questa era la premessa ai numeri che adesso andremo a vedere per dire il contesto con cui ci muoviamo in questa annualità, sebbene è un'annualità che insomma adesso doveva essere i servizi che noi abbiamo dato e rispettare, diciamo, chi poi subentrerà e prenderà insomma in mano la situazione, cercando di lasciare tra virgolette brutto come termine, ma i conti in ordine, ma nel modo giusto, coprendo tutte le spese possibili e immaginabili. Allora, il quadro riassuntivo generale di previsione è di circa 42.920.538.34, dove ci sono chiaramente circa 10-11 milioni di poste di partite tra partite di giro, anticipazioni di tesoreria che vengono rappresentate in entrata e in uscita, ma non rappresentano figurativamente il nostro poi la gestione vera e propria. La gestione vera e propria è fatta praticamente dalle entrate tributarie, che nel nostro caso sono 6.875.810.69, di cui imposte e tasse per 4.618 e il fondo di solidarietà comunale per 2.257.810. Per quanto riguarda le nostre entrate tributarie, sono così declinate, nel senso che ogni singola voce ha queste cifre, per il totale, come dicevo, di 4.618. Sulla Tari abbiamo comunque previsto
con l'ufficio abbiamo predisposto il nostro piano economico finanziario che abbiamo già inviato a lei, perché è lei che poi dovrà validarcelo, e stiamo attendendo che ce lo valida, e sebbene le tariffe le faremo, come detto, in un secondo momento, ma già ci hanno garantito che lo valideranno, cioè hanno rallentato anche loro, hanno rallentato anche loro visto la proroga che hanno dato, insomma, al governo. Quindi di addizionale abbiamo previsto, come è giusto che sia, perché il gettito dello scorso anno è stato coperto, abbiamo previsto la stessa cifra, ma qui potremmo avere, insomma, delle difficoltà. Invece mi soffermo sull'IMU mi soffermo perché qua c'è stata un'altra politica l'anno scorso di aiuto soprattutto alle famiglie in questo caso, ma anche, diciamo, alle imprese. Io leggevo stamattina, non leggevo nulla oggi, che il Sole 24 Ore oggi pubblicava, si complimentava col comune di Melfi, il sindaco è un socialista, quindi noi ci complimentiamo anche noi con il sindaco di Melfi, con la giunta di Melfi, perché per aver ridotto l'IMU sulle aziende della zona industriale di Melfi, tralasciando la quota comunale. Noi, diciamo, su questo, dal 2014 al 2013, se voi vedete, gli immobili di categoria D, di proprietà delle società, al comune di Lauria non danno nulla. E c'è di più, dall'anno scorso, perché fino al 2019 pagavano l'1% di tassi, dall'anno scorso abbiamo deciso di agevolare, e lo abbiamo fatto anche quest'anno, rinunciando all'1 per 1000 che le aziende avrebbero dovuto pagare, anche quelle, diciamo, che pagano il 7,6, perché l'aliquota dall'anno scorso con la nuova IMU, mischiando IMU e TASI, non è più del 7,6 ma è dell'8,6. Bene, noi quest'anno, come l'anno scorso, rinunciamo a questa cifra, e quindi abbiamo confermato le tariffe dell'anno scorso, che fondamentalmente hanno subito un discreto taglio. Se voi pensate che tutte le seconde case, tutti i terreni edificabili l'anno scorso sono scesi di un punto percentuale, quindi voglio dire, l'amministrazione ha cercato di stare attenta soprattutto a tutte le categorie. Può sembrare una cosa naturale, però voglio dire, è un cercare di capire i momenti. Un'amministrazione deve capire i momenti. Noi sia sulla TARI e sia sull'IMU abbiamo cercato di interpretare i disagi che i cittadini e le aziende avevano in quel momento, e cercheremo di farlo anche per questa annualità. Quindi sull'IMU e sulla TARI era importante fare questo passaggio. I trasferimenti correnti dello Stato e dalle altre amministrazioni, quali quelle regionali, e trasferimenti correnti da imprese, cubano circa 2.157.845.36, questi sono i trasferimenti dello Stato e della Regione da specificamente per alcune attività che il Comune gestisce. Le entrate tributarie sono di 894.632,33, suddivise, come vedete, in vendite di beni e servizi per 627.000 euro, 16.000 euro per i proventi di attività di controllo e repressione, rimborsi ed altre entrate diverse per 250.000 euro. Le entrate in conto capitale, queste, diciamo, un po' piangono, nel senso che immaginate in un momento di emergenza quante persone immaginano di, ad esempio, con gli oneri di urbanizzazione, che tra l'altro, ecco, mi sono dimenticato, l'anno scorso avevano già previsto e l'hanno confermato quest'anno l'utilizzo degli oneri
per la spesa corrente, proprio perché è quella che soffre di più in questo momento rispetto agli investimenti, che possono trovare, come dire, sfogo in finanziamenti ad hoc o in altri tipi di fondi di finanziamento. Praticamente fortunatamente questi 60.000 euro previsti diciamo un mesetto fa si sono quasi concretizzati tutti, quindi molto probabilmente forse qualcos'altro durante il corso dell'anno riusciremo ad inserirlo, perché siamo vicinissimi alla quota di incasso di circa 60.000 euro, siamo a 55, quindi immagino che potremmo superarla. E poi chiaramente ci sono tutta una serie di contributi che sono anche le iscrizioni degli anni precedenti, che occupano 16.648. Voi sapete che, a differenza della spesa corrente che ha un inizio e una fine nell'anno di esercizio, la spesa per investimento invece si può protrarre nel tempo, quindi abbiamo in più annualità alcuni investimenti. Passando alle spese, abbiamo praticamente 10.149.000 euro, 0,45 di spese correnti, che sono poi, ripeto, le spese di ogni anno per la gestione dell'ente, 22.575.000 delle spese in conto capitale, che sarebbero gli investimenti. Mi soffermo solo sul rimborso prestiti, che è di 414.000 euro. Qui godiamo della rinegoziazione che abbiamo fatto lo scorso anno, con cui buona parte ci finanziamo anche diciamo le agevolazioni fatte, che ci ha permesso quest'anno di liberare spesa per circa 120.000 euro. Ha liberato spesa corrente l'operazione di rinegoziazione. Allora ce ne libero di più nel primo anno, nel secondo anno ce ne libera e nei prossimi anni libera costantemente questa spesa. Del resto, voglio dire, l'anno scorso l'approfondimo, ma anche nel rendiconto diciamo, sarà meglio spiegato che cosa è avvenuto. Le spese correnti abbiamo praticamente 3.200.000, queste sono divise per missioni, voglio dire, ogni missione ha una sua ripartizione, questa è molto generica, sebbene si vede più o meno come si muove diciamo per i vari settori, come si muove la spesa. Invece questa è per macro aggregati, cioè vengono divisi lavoro e redditi da lavoro e imposte e tasse, con la percentuale diciamo di spesa applicata, che praticamente sono circa il 20%, il 20 e 38%. La grossa fetta diciamo di spesa chiaramente sono i servizi che noi offriamo alla nostra cittadinanza, che occupano circa il 67%, sono 6.806.579, come dicevamo prima. Poi ci sono gli interessi passivi per 313.000 euro, che sono andati alle quote capitali, insomma, per i prestiti, poi lo vedremo, andiamo sui 700.000 euro. Lo scorso anno, quando abbiamo approvato il bilancio di previsione, non avevamo fatto ancora la rinegoziazione, avevamo una spesa tra interessi e quote capitali di 800.000 euro. Se voi ci mettete anche, perché da quest'anno iniziamo a pagare anche il mutuo delle quote capitali fatto lo scorso anno, quindi praticamente è una riduzione che ci permette anche di abbiamo un livello di indebitamento che negli ultimi anni abbiamo tenuto sotto controllo. Io lo dicevo in una intervista che il direttore dell'ECO mi ha fatto. Praticamente noi abbiamo nel nostro plafond 104 mutui, nel nostro plafond diciamo di mutui. Bene, negli ultimi 11 anni il Comelogi ha fatto 4 mutui, di cui 3 senza interessi. Quindi, voglio dire, capirete bene che è una cosa che viene, onoriamo da lontano, ma prima c'era anche un po' più di blocco
sull'utilizzo dei mutui negli ultimi 11 anni, no? C'è stato proprio il trapatto di stabilità e anche una delle misure abbastanza restrittive nell'utilizzo dei mutui, quali fondi di finanziamento per gli investimenti, però oggi diciamo un po' le maglie si sono allargate. Tra l'altro noi rispetto a un limite del 10% che abbiamo, noi registriamo un 3%, quindi abbiamo un po' di margine di manovra, tant'è vero che una delle opere che abbiamo inserito in questo bilancio, voluta fortemente da tutta l'amministrazione, è il rifacimento del palazzetto dello sport, proprio per a questo punto andare a chiudere un ciclo sull'impiantistica sportiva, insomma, che è iniziata un po' di tempo fa. Il personale in questo momento che è in questo bilancio cuba più di 2 milioni di euro. Poi ci sono, quali sono, qua chiaramente ho cercato di mettere le cose maggiori, non entrando nel dettaglio tra virgolette dei singoli capitoli, ma per grandi linee abbiamo affari generali, spese di acquisto e beni per servizi, acquisto beni per circa 700.000 euro, immaginate, non so, i vari contratti che abbiamo con tutti i software, quindi tutta la parte informatica, metteteci i contratti che abbiamo con le pulizie, sto dicendo quelli un po' più elevati, abbiamo circa 70.000 euro, previsto 70.000 euro per le spese per liti arbitraggi. Purtroppo bisogna onorare quando arrivano richieste di danni, bisogna comunque, questo poi adesso dopo a distanza di un anno potremmo pure nel rendiconto vedere se avere un avvocato interno o esterno, insomma, ci si può dilettare a capire se era utile quella figura o non era utile nel calcolo delle spese, insomma, perché se ti arriva una citazione tu comunque devi difendere, quindi vanno chiamati gli avvocati, o si vuole o non si vuole, vuol dire bisogna comunque intervenire. Altra voce che ha una consistenza è il contratto che abbiamo con le entrate tributarie, cioè con la società Andreani che fa la riscossione delle entrate, diciamo con gli accertamenti delle entrate tributarie e i tributi minori, quali la pubblicità, il COSAP e via dicendo. Poi abbiamo circa 124.000 euro per gli accorpati, Polizia Municipale e Patrimonio Immobiliare, sono interventi di manutenzioni o che riguardano appunto questi due settori. Abbiamo 413.000 euro per il trasporto pubblico locale, che e questa è una delle voci che tra l'altro la vedete maggiore rispetto agli altri anni, perché qui incide gli interventi diciamo anche finanziati con la delibera 856 della regione che diciamo fa aumentare quest'anno queste spese. Manutenzione e consumi scuole materne, elementari e medie, circa 184.000 euro, l'asilo nido più l'assistenza scolastica 145.200, il trasporto scolastico 634.100 euro, la mensa scolastica 220.000 euro. È chiaro, noi abbiamo oggi inserito tutta in previsione i contratti che noi abbiamo con queste società e con le modifiche, come dicevo, contrattuali che abbiamo dovuto fare per l'emergenza Covid. Qualora non dovessero verificarsi, che è chiaro che questi saranno, come dire, capitoli che nel corso dell'anno andranno rivisti e rideterminati, qualora insomma dovesse esserci
una riduzione. Normalmente questo lo facciamo in salvaguardia quando andiamo a fare un controllo delle entrate. Altre voci importanti: la pubblica illuminazione per 257.179, la manutenzione ordinaria della pubblica illuminazione per 84.637, la manutenzione sulla viabilità, cioè 176.000 euro. Quest'anno abbiamo inserito un po' più di risorse su questi capitoli. Il servizio di raccolta con la tenuta di messa in sicurezza anche di Carpineto, che cuba a una cifra molto elevata, sebbene la parte che riguarda i rifiuti viene coperta dalle tariffe, così come la legge impone di fare, viene coperta dalle tariffe dei cittadini e degli utenti non domestici. Il randagismo, è stata fatta una gara e ci costa, è aumentato rispetto agli altri anni, 55.000 euro, che non è insomma poco, però vi garantisco che spesso ci chiamano di intervenire urgentemente, andare a prelevare, andare a portare i cani nel cammino. Per i servizi sociali abbiamo un po' di spesa in meno rispetto agli altri anni, perché è stata spostata nell'ambito, un po' di spesa che riguarda i servizi sociali è stata spostata nell'ambito e quindi è meno, come dire, onerosa degli altri anni, ma di pari importo ci sono minori entrate rispetto, perché erano tutti finanziati, diciamo, erano soldi finanziati, non hai entrate perché vengono date all'ambito sociale. Contributi per 520.000 euro e poi ci sono il fondo crediti dubbi e esigibilità, l'accantonamento per i crediti dubbi e esigibilità, che cuba circa 339.000 euro, il fondo di riserva 45.000 euro e 4.300 euro un fondo estinzione mutui, che insomma è necessario mettere nel nostro bilancio quando hai alienazioni di terreni o immobili, poiché è stata prevista sono previste alienazioni per 43.000 euro, il 10%, quindi 4.300 euro vanno previsti in un fondo estinzione mutui che nel corso dell'anno andremo praticamente si andrà a mettere in campo, perché oltre i 4.300 euro di quest'anno ci sono 30.000 euro dello scorso anno del 10% dell'immobile della verdura, dell'immobile del macello venduto, e che quindi andranno a diminuire, si vedrà il mutuo che o dei mutui che si possono estinguere e li estingueremo. I mutui, come dicevo, la spesa globale è 727.000 euro, che è, ripeto, in discesa rispetto agli altri anni. Andiamo agli investimenti. Diciamo, abbiamo visto la spesa corrente, ci soffermiamo adesso sugli investimenti. Abbiamo degli investimenti che sono finanziati, è vero, l'avevamo previsti lo scorso anno, ma purtroppo non sono riusciti ad andare a compimento, quindi abbiamo dovuto, come dire, ridefinirli e saranno immediatamente esecutivi nel momento in cui approveremo il rendiconto, soprattutto quelli finanziati con avanzo di investimento, il giorno dopo aver approvato il rendiconto in giunta, in consiglio. Questo è uno dei pareri del ragioniere, insomma, è una delle cose che il ragioniere ha messo nel parere, è giusto che sia così, perché anche se il nostro avanzo è abbastanza è certo, però ci vuole per legge ci vuole l'approvazione del rendiconto in consiglio per poter avviare questi tipi di lavori. Ci sono 98.500 euro per il mercato coperto, poi ci sono delle spese che vengono fuori da un ogni anno, a fine anno si formano degli avanzi vincolati, tra cui questi che sono per acquisto beni, che sono una parte degli incentivi tecnici legati all'informatica. Quando l'incentivo tecnico viene dato agli uffici, praticamente una quota parte è accantonata per l'adeguamento tecnologico
del comune, e qui abbiamo circa 7.792 che possono essere utilizzati per questo. Poi abbiamo, e questo ce lo dà per esempio il decreto agosto, abbiamo un raddoppio di risorse da parte del Ministero dell'Interno sui lavori di efficientamento energetico che abbiamo previsto negli anni nelle scuole. Se voi ricordate, 2019 abbiamo cambiato gli indizi in buona parte della Brangate, lo scorso anno l'abbiamo fatto alla Marconi, però entrambi sono mancati di qualcosa, e interveniamo quest'anno per completare le due scuole. In più andiamo a inserire interventi di efficientamento energetico anche alla Materna di Cogliandrino e alla Walter Limongi di Seduce. Quindi, così come, poiché questi sono fondi che pluriennali che ci vengono dati, normalmente sono di 90. L'anno scorso il decreto, agosto, se non sbaglio, poi confermato, ha raddoppiato ai comuni le cifre, quindi da 90 siamo passati a 180, quindi andiamo anche qui a completare un po', a fare interventi sulle scuole, così come le opere complementari della scuola Walter Limongi, che prevedono, se non vado errato, la copertura. Le finanziamo con entrate correnti, così come l'acquisto di attrezzi e suppellettili per le scuole. Questi sono 17.000 euro finanziate con entrate correnti, ma vengono sempre dalla delibera DGR 856 della Regione Basilicata, che è ad hoc per le scuole. Andiamo anche questo, come il mercato coperto, sono dei lavori che avevamo già previsto e quest'anno dovremmo affidare il campo di Cogliandrino con la sistemazione del parcheggio adiacente. Abbiamo i lavori di messa in sicurezza e il ripristino funzionale del palazzetto dello sport. Abbiamo un finanziamento regionale sull'installazione di sistemi per il controllo e la tutela ambientale. Poi abbiamo inserito già, chiaramente questi li abbiamo già fatti, sono i lavori di somma urgenza sul cunettone Olivella che abbiamo fatto a inizio anno, che abbiamo finanziato con avanzo vincolato destinato a investimenti. Come vedete ci sono una serie di voci, manutenzione sulle strade, che è abbastanza importante rispetto alle annualità precedenti, perché ci sono 99.000 euro che andiamo a completare col famoso mutuo che ha avuto delle economie che sono compiute in avanzo, e quindi le andiamo a utilizzare. In più mettiamo altre cifre per manutenzione straordinaria, visto che per le nostre strade non ci sono soldi che bastano. Prevediamo anche dei lavori urgenti di messa in sicurezza della pubblica illuminazione, come ogni anno, sono cifre che inseriamo qualora dovessero succedere guasti che sono extra canone. Poi c'è una registrazione degli interventi di Ponti Canali e Bonavita, quelli della Matita. Praticamente lì, se vi ricordate, l'anno scorso avevamo finanziato tutto per 550.000 euro, è stata affidata la progettazione definitiva esecutiva. Dalla progettazione definitiva esecutiva, con gli studi che sono stati effettuati, è venuto fuori che per fare un lavoro, soprattutto su uno dei due ponti, mi sembra quello sopra, Bonazita, si deve fare un lavoro, praticamente si fa un ponte, tra virgolette, nuovo, se ho capito bene, parallelo a quello, quindi non preclude neanche la chiusura della strada, però chiaramente nel computo tutto ciò ha richiesto maggiori risorse che siamo andati a recuperare e a mettere in campo per completare, dare un'opera definita e finita in tutto. Dopodiché c'è il ripristino e la funzionalità e la sicurezza delle reti paramassi del costone alto. Questo è un finanziamento del Ministero dell'Interno che avevamo candidato a settembre con altre opere, appunto con dei bandi
con una legge di stabilità che ci permette di candidare delle opere che vengono finanziate soprattutto opere di dissesto idrogeologico o di categoria similare. Noi avevamo candidato tre tipologie di opere, questa del Paramassi, poi avevamo candidato Rosa Mulino per 120.000 euro e l'ex Pretura per 760.000 euro. Ora, molto probabilmente, poiché hanno ampliato, hanno, come dire, le risorse messe in campo, sono state, non so in quale decreto, ma sempre lo scorso anno, sono state ampliate, molto probabilmente nei prossimi mesi potrebbe arrivarci la comunicazione per il finanziamento di Rosa Mulino, ma noi ci stiamo attendendo anche, perché resta fuori la Pretura per poche centinaia di milioni, scusate se dico poche, cioè è una riforma, parliamo di finanziamenti per 5 miliardi, quindi per poche insomma resta fuori il rifacimento della Pretura, che potrebbe rientrare con diciamo il recovery plan che stanno mettendo in campo, quindi potrebbero allargare e finanziare tutte e 5 i miliardi in modo che coprirebbero tutte le richieste avute, e la Pretura è una di quelle finanziabili ma non finanziate perché non c'era la copertura, quindi potremmo parte degli oneri di urbanizzazione, non tutti i 60 ma 48.000 euro, utilizzando entrate di parte capitale destinate a spesa corrente e l'utilizzo di avanzo di amministrazione presunto per spese correnti. Sono fondi vincolati che abbiamo già deliberato in esercizio provvisorio e che vanno quindi ad equilibrare il nostro bilancio. Io per il momento ho finito, poi mi riservo eventualmente di intervenire. Grazie. Grazie assessore. Prego, consigliere Andresci, allontanarsi per motivi di lavoro. Chi vuole intervenire? Per quanto riguarda la scelta dell'amministrazione relativamente al fisco, noi abbiamo dato nelle volte precedenti favorevolmente perché si è andato in ai cittadini e si è cercato di tamponare una situazione difficile a causa pandemia e crisi economica. Io mi sono soffermato sull'analisi del tutto perché a me quello che interessa è il discorso della programmazione di quello che si vuole fare dal punto di vista politico, e io ho guardato alcuni punti e mi sono reso conto che ci sono delle incongruenze. Per quanto concerne Pauria Smart City, si legge che gli interventi previsti per l'efficientamento, quindi per l'economicità e la trasparenza e l'efficacia e i modelli grammatici, sono finalizzate a rispondere alla domanda della comunità, tenendo conto dell'unione zonale tra gli enti locali del territorio della Conegrese, l'unione lucana della Conegrese. Forse vi è sfuggito che avete messo in liquidazione l'unione dei comuni e che avete in delibera anche individuato il liquidatore. Quindi c'è, io mi rendo conto che il copia e incolla forse non è uscito bene, e quindi è andata così. Per quanto riguarda la cultura e la storia, mi soffermo su degli esempi che voi avete fatto. Conservare e potenziare uffici esistenti quali sanità e forze armate. A riguardo vi faccio osservare la vostra inesistente partecipazione per quanto riguarda la sanità,
per quello che ha fatto la commissione speciale sulla risonanza magnetica. E per quanto riguarda i vari ambulatori che non sono attivati presso il POD di Lauria, quindi che non sono operativi, vorrei capire in che senso si vuole potenziare la sanità a Lauria. Sulle forze armate mi riferisco ai carabinieri, il cui potenziamento è ascrivibile in gran parte all'opposizione per l'aumento delle unità da 9 a 12. Per quanto concerne invece la caserma, noi non abbiamo partecipato perché è stato soprattutto un intervento e un'interlocuzione che ha avuto il sindaco con l'arma dei carabinieri, ma la caserma è ancora e lì dov'è, con le criticità che presenta. Sull'attrattore religioso turistico il Beato Lendini, vi chiedo di finirla, perché per chi è che ci crede è peccato chiamarlo in causa ogni volta e non fare mai niente per la città, e per chi è che non ci crede è il caso per i creduloni che aspettano il miracolo della vostra amministrazione come di quelle precedenti. Per quanto riguarda la direttrice Pecorone Simmi Casalucci, riqualificare e potenziare le attività per migliorare la competitività attraverso l'estensione di servizi a rete, quali fognature, casse e acquedotti, peccato che vi siete concentrati unicamente nell'area di Galdo e non avete dato un contributo uniforme di crescita su tutto il territorio. Sul Palazzo della Cultura, che dire, non sono stati spesi tanti soldi e si è dovuto ritornarci sopra perché i lavori o non erano completati oppure erano fatti male, mi è giunta voce che ci pioveva anche all'interno. E che dire poi dopo della scelta di chi è che vi ha preceduto, cioè quella di posizionarlo in un'area dove insegniamo ai ragazzi come si macellano gli animali, quindi là il Palazzo della Cultura è scelta bene la sua ubicazione. Lauria città, oltre il discorso del deposito dei rifiuti, Lauria città del sociale, potenziare il distretto sanitario di secondo livello su Lauria, ne avete avuto la possibilità, non avete collaborato come si diceva prima per quanto riguarda il discorso della risonanza. Leggo tante belle iniziative sulla carta per gli anziani, i disabili e i giovani, ma non leggo la predisposizione di servizi igienici pubblici che in una cittadina degna di questo nome, una cittadina moderna, dovrebbe offrire almeno i servizi igienici pubblici, che sono la cartina di tornasole per una cittadina. La gente arrivano dalle contrade per andare a fare le analisi e quant'altro, c'è chi è che ha problemi di pressione, quindi ha bisogno di accedere, i baristi più delle volte devono anche inventare scuse che magari i servizi igienici o sono momentaneamente guasti o altro, e la gente va fuori, perché io li vedo io personalmente intorno all'area mia e dietro più al mercato coperto, insomma è una cosa un pochettino indegna che andrebbe considerata. Lauria si differenzia sulla gestione dei rifiuti, c'è da dire una cosa molto grave, perché noi abbiamo speso tanti soldi, abbiamo un impianto che non è mai partito, sono stati effettuati anche dei furti. Ho visto che sono stati messi dei soldi per quanto concerne l'impianto di sorveglianza per altre strutture, ma lì già sono stati spesi dei soldi, però non era funzionante e non sono stati neanche attivati dopo il furto pure che c'è stato. Si parla ancora di forestazione, quando è attestata al consorzio di bonifica a seguito della chiusura delle aree programma sotto la presidenza Pittella 2 o 3 anni or sono, che il taglio boschi che era a Lauria e che poi è andato al Lago Negro, il sindaco aveva promesso l'apertura di uno sportello, ma questo sportello non è stato mai aperto a Lauria. E cosa dire della viabilità? Il collegamento Pecorone-Lauria, da voi promesso e non realizzato, il collegamento della Bretella a Caldo di Lauria, promesso e non realizzato, il bivio dell'affidato che sembrava toccassimo con mano e non realizzato,
E poi lavoria e energia. Mi spiegate come vorreste predisporre un piano per l'illuminazione pubblica che riduca al minimo non solo i consumi ma anche i costi di manutenzione, se chi vi ha preceduto ha stipulato un contratto quasi triennale con la società Cofri, la quale gestisce servizi e code in prima persona dei finanziamenti che giungono dall'Europa. E se il LED è oramai una tecnologia già vecchia per gran parte della Uria, è ancora di là da venire. Sulla prefettura sono a conoscenza di una sentenza in cui l'ente soccombente con l'attore, ovvero il comune avrebbe dovuto mettere in sicurezza il tetto e non lo ha fatto. Quindi, oltre al discorso del finanziamento che non abbiamo, dobbiamo anche predisporre, secondo me, il risarcimento danni, perché la struttura privata che poi ha dovuto delocalizzare, quindi ha sostenuto anche dei costi. Grazie. Grazie, capogruppo Smago. Credo che sia l'assessore del sindaco che risponda, altrimenti diventa poi dopo. Nessun altro vuole intervenire? Io. Prego, capogruppo Luciano. Grazie Presidente, allora io cerco di essere molto breve perché sicuramente alle domande e alle perplessità del capogruppo Smato risponderà direttamente l'amministrazione, credo nell'assessore al bilancio Boccia. Io siamo alla fine di cinque anni di amministrazione e credo che il plauso vada comunque fatto per numerosi ordini di motivi. Il primo è il mantenimento dei conti in ordine. Sembra che ogni volta ce lo diciamo per scontato, perché è una cosa importante che ci lascia in un momento importante. So benissimo questo qua è il piano di divisione, ma si parte sempre da qualcosa che è stato fatto per poi portare in avanti il resto. Ma sicuramente c'è stata una parola che mi ha colpito più di altre, quella dell'assessore, che è il rispetto, che traduco io, il rispetto istituzionale. Sicuramente in questo mandato ci porta avanti per alcuni altri mesi, quindi dovremo affrontare l'amministrazione comunale, la Uriota, che è una delle comunità più grandi di quelle lucane, per altri mesi, ma il rispetto istituzionale è una cosa molto importante. Quindi preferire di fare un bilancio mantenendo e consolidando i servizi senza fare in eccesso alcune provvedimenti o alcune azioni che potrebbero determinare anche la scelta fino al 31 dicembre è molto molto importante e fa capire lo spirito in cui un'amministrazione, ma l'intero consiglio, in questo momento mi par di dire, perché poi alla fine dei conti sono anche i consiglieri che leggono e notano ciò che si fa, soprattutto con il bilancio, che è un'amministrazione che sta attenta al garbo istituzionale. E questo è molto molto importante. In questi 5 anni avremmo potuto fare molto di più, forse molto di più avremmo potuto fare, come si vince da tante cose, dal tutto e quant'altro, però sicuramente in 2 anni, tutti e due ci hanno molto sacrificato per quanto riguarda la pandemia e siamo stati molto attenti a quello che è stato fatto sul sociale e ce lo siamo detti più volte, questa è stata, e anche se non è finita, una vera guerra e teniamo bene a mente queste cose, l'abbiamo vissuto su noi stessi. Però è stato anche un momento di opportunità per ridurre il gap e spero che questo bilancio e questo lutto possano essere davvero, ed effettivamente io ci ho sempre di più mandato a poter sempre scrivere quali sono i soldi dell'amministrazione che poi dobbiamo fare in modo che vengano trasferiti da sogni a cose concrete. Negli ultimi anni si è portato moltissimo a quanto riguarda il personale, perché vedete, partecipare a tutti i bandi è molto importante. Spero che quest'anno o i prossimi mesi, effettivamente, 4-8 maggio, poi spero velocemente in giugno, luglio, agosto, perché vedete, io metto una postilla e credo che la pandemia non termini qui quest'estate. Io vedo gli indici che continuano ad aumentare, quindi spero che effettivamente si possa accelerare per quanto riguarda la questione dei concorsi affinché si possano concludere la parte più veloce quantomeno per luglio-agosto e questo credo che sia un monito e un compito che assegnerà all'amministrazione, naturalmente alle commissioni, però noi dobbiamo essere in grado di attrarre tutte queste cose e servirà sicuramente anche la bontà di
consiglieri in primis, i cittadini in primis, i consiglieri dopo, poter comprendere quanto la nostra funzione di cittadini sia molto importante, soprattutto quando si vedono delle cose e si possa fare amministrazione e non propaganda politica. Quindi credo che sia molto molto importante questo. L'altro applauso lo voglio fare sul fisco, perché ce lo siamo detti più volte, è molto importante dare attenzione alle imprese e vedo che anche da parte di una minoranza, ma sono stati gli atti che lo riferiscono e lo dicono puntualmente, l'attenzione importante verso questo mondo che rischia dalla mattina alla sera sull'Auria e sull'area in generale è da tenere bene in mente, non oggi ma tra qualche mese, quando poi ci dimenticheremo e parleremo one to one con le persone dimenticando quello che sono stati 5 anni di mandato in questa assise. Quindi credo che il bilancio in questo momento, come PD, lo voteremo sicuramente favorevolmente e ringrazio l'assessore della Giunta e i consiglieri che poi nel tempo hanno comunque apportato migliorie, discussioni, alimentato tutti i processi, perché poi effettivamente dalla discussione, dalla competenza e dall'intelligenza di ognuno di noi è sicuramente dato un apporto quantomeno critico nel migliorare quello che possono essere poi le prospettive di un'unità tutta, che è quella lauriota, ma molte volte io mi rendo conto che l'Auria ha anche un punto di riferimento per le comunità circostanti, quindi credo che sia molto importante anche questo punto di vista. Quindi grazie per quello rispetto istituzionale che lasciamo a chi verrà dopo di noi. Grazie. Grazie, capogruppo Ricciardi. Un altro vuole intervenire? Prego. Sì, per quanto riguarda gli aspetti messi in atto per sostenere chi nel periodo della pandemia ha avuto realmente bisogno, e qui non sono soltanto le famiglie ma soprattutto le imprese, ho notato che l'amministrazione ha fatto qualcosa di buono. È ovvio che non solo l'amministrazione ha fatto qualcosa di buono, ma tutte le istituzioni, dalla regione allo Stato, hanno capito che in un momento così importante, se non si aiutava soprattutto le partite IVA e il popolare, quelle che in effetti rischiano, quelle che in effetti poi producono il PIL, è ovvio che l'Italia falliva. Quindi questo è stato un aspetto importante, un aspetto che va valutato. Il bilancio sotto l'aspetto tecnico finanziario non nulla si può dire, abbiamo gli uffici che supportano in maniera eccellente, quindi sotto l'aspetto finanziario non si può dire niente. È ovvio che da parte di un'opposizione, quando legge gli investimenti, quelli sono gli investimenti dell'amministrazione, non sono gli investimenti di tutto il Consiglio. È lì che poi differenziamo gli interventi, differenziamo le scelte e le linee programmatiche. Voi avete una visione di sviluppo dal 2016 al 2021 di sviluppo per l'Auria, non so se si è concretizzata rispetto ai vostri sogni. Noi avevamo un altro aspetto, avevamo un'altra linea guida che ci vedeva come dare la possibilità ad Auria di emergere. Sul problema atavico del calo della popolazione non è un qualcosa che si può ascrivere a questa amministrazione, sarei veramente ipocrita a poter ammetterlo. Purtroppo è un problema tanto che interessa tutto il suo. È preoccupante, però, preoccupante che scendiamo sotto la soglia di 12.000 abitanti da qui a qualche anno. E qui chiedo invece alla politica, alla programmazione, di fare uno sforzo e capire come fare a invertire questo trend. È ovvio che non è soltanto un fattore dove può interagire soltanto l'amministrazione comunale, ma deve essere un fattore istituzionale che parte dal comune, si interfaccia con la regione e magari chiede aiuto allo Stato. Ecco, qui la ferrovia all'alta velocità potrebbe essere un qualcosa che per alcuni anni ci fa riportare un PIL in maniera adeguata e forse un ritorno di popolazione. Dispiace, ma è qualcosa di condivisibile, che sia immaginato che ci poteva essere, e leggendo anche la relazione tecnica del ragioniere, dei dubbi
sugli introiti inerenti all'IRPEF, purtroppo abbiamo un anno di pandemia e anche questo, signore, non ve lo vengo a dare a voi, ma è vero che tantissimi lavoratori di questo contesto, di questa città, sono rimasti a casa, quindi l'IRPEF ci sarà sicuramente. Vi ripeto, il contesto investimenti è un contesto vostro. Leggevo ultimamente anche sui social dove avete avuto anche degli scontri, o meglio, delle diversità di vedute fra consiglieri di maggioranza e giù. Quindi ecco, sono i vostri investimenti, questa è la vostra linea, io non la posso votare, spero che siate contenti voi. Purtroppo, e qui apro una parentesi, non solo per colpa vostra, anche per colpa della pandemia, la situazione economica del paese è una frana disastrosa. Speriamo che ci siano giorni migliori. E anche per le dichiarazioni di voto, quindi non intervengo più, perché è difficile parlare questa mascherina, e il voto no, è forse mi piace. Grazie, Valerio. Capogruppo La Banca. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Prego, assessore Bacci. Allora, io rispondo velocemente più sull'aspetto tecnico che l'aspetto praticamente un po' più del programma, che sicuramente il sindaco vorrà poi intervenire. Però lo dico al capogruppo Marco, io sono contento perché l'ultimo anno finalmente ha letto il dubbio, perché per dirvi queste cose vuol dire che l'ha letto per la prima volta, perché se va a vedere da un punto di vista squisitamente tecnico, la relazione di inizio mandato si mette ad ogni dubbio, quindi dal 2016 quella parte c'è sempre, è sempre la stessa, sebbene oggi noi la programmazione di fine mandato, una programmazione, una giunta di fine mandato non può fare una programmazione a lungo. Secondo me ha sbagliato documento a leggersi, doveva leggersi questa, la relazione di fine mandato che il sindaco ha dovuto fare nei giorni, diciamo, due mesi prima che le elezioni scadessero. Quella là è ricompreso tutto quello rispetto a quello che si era detto all'inizio mandato, quello che è avvenuto. Ed è deliberato. Significa, uno, bisogna conoscere le proprie cose. Sugli aspetti praticamente più di mandato, sono convinto che il sindaco sarà più bravo di me a rispondere, però è necessario che tutti quanti facciamo uno sforzo a capire che cosa dobbiamo fare per essere seduti qui. A Mariano io lo ringrazio per il fatto che insomma il bilancio da un punto di vista tecnico è fatto bene, c'è il ragioniere, invece le scelte le fa il ragioniere, siamo tutti d'accordo. Però è pur vero che in 5 anni mi sarei aspettato, oggi lo posso dire perché è l'ultimo bilancio che approviamo, mi sarei aspettato che non condividiamo i vostri investimenti. Bene, quali sono gli investimenti che volete voi? Io non vedo una domanda. Cioè, sono 5 anni che vado in commissione e non vedo una domanda da parte di nessuno. È veramente mortificante per chi passa giornate a cercare di capire come funziona la macchina amministrativa, non avere da parte delle opposizioni nessuna, proposta differente. Perché potremmo anche accettarla, guardate. Potremmo accettarlo, tanto è vero che qualche cosa l'accettiamo. Lei ha fatto oggi un'interrogazione sulla mancanza dell'acqua. Noi molto probabilmente finanzieremo la progettazione preliminare per vedere dove mancano dove manca l'acqua potabile. Non è detto che noi non accettiamo le proposte, se sono proposte condivisibili che vanno in funzione dei cittadini. Però è opportuno che nel momento in cui noi andiamo ad approvare un documento che poi è, diciamo, la cosa fondamentale di un ente, su cui vedo che i comuni passano nottate, passano giorni a discutere,
perché è giusto che sia così. Oggi noi licenziamo i nostri bilanci con una in un paio d'ore abbiamo fatto tutto, chi è stato bravo, chi non è stato bravo, non si capisce. Noi cerchiamo di fare il meglio per i cittadini, abbiamo cercato di farlo in tutti e cinque gli anni, e seppur voi non l'abbiate mai votato il nostro bilancio, però mi sarei aspettato, ecco, un minimo di proposte in aula, non dico in commissione, perché capisco che uno si deve leggere bene le carte, e noi, proprio per una questione di, come dire, di trasparenza e conoscenza, trasmettiamo a tutti i documenti che noi produciamo, diamo la possibilità a tutti di avere il tempo per poterli, come dire, elaborare, e su cui ci possono essere le proposte che l'amministrazione prende in considerazione. Io, mio malgrado, abbiamo approvato dei bilanci, cioè ci sono delle cose, se voi sfogliate la relazione del fine mandato e andate nelle pagine di investimento, troverete 10 pagine in 5 anni di investimenti fatti, che vengono da programmazioni precedenti e saranno anche investimenti che lasceremo noi a chi verrà dopo di noi. Però è giusto che cioè si dica, allora si può anche dire io non sono d'accordo perché sono l'opposizione, anche se non è, però si dica io non sono d'accordo perché preferisco fare questo e questo. Dopodiché, ripeto, ci sono le maggioranze e le minoranze e ognuno prende un no su un bilancio, secondo me. E io ho concluso, grazie. Grazie, assessore. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Sindaco, prego. Allora, io cercherò di essere rapido e di scendere nel merito. Ringrazio innanzitutto gli uffici, ringrazio l'assessore, la giunta e il consiglio tutto per il lavoro che hanno fatto, e mi devo complimentare perché è un movimento che faccio all'impegno di tutti, a partire dai vari bandi, perché poi è vero, non arrivano, diciamo, solleciti, però forse il tutto ci aiuta a metterci in discussione in forma diversa, anche se è giusto quello che diceva l'assessore Boccia. Mi auguro che venga ripreso con la stessa veemenza che c'è la necessità di entrare nel merito delle questioni. Non basta dire, diciamo, noi, perché poi la politica è fatta anche di questo, ma i cittadini si lamentano del fumus della politica, e questa è la grande contraddizione, il parlare al vento, quando poi si devono leggere le carte sembra però che l'azione venga sofferta, ci sono delle condizioni, o vale o non vale, sta a noi far capire ai cittadini che cosa è concreto, se parliamo di una bottiglia, che sia una bottiglia. Partire dalla sua politica, dai diritti per l'informazione, dai social, dagli organi di stampa. Detto questo, mi voglio soffermare, perché abbiamo lavorato, leggevo in questo momento che forse viene tolta la sanzione per quanto riguarda la relazione fino a mandato, abbiamo lavorato 10 giorni a capofitto nonostante il Covid, anche la notte, con gli assessorati, io il segretario che ringrazio, e l'ufficio ancora una volta per fare una relazione di fine mandato. Altrimenti c'erano 3 mensilità di penalità, perché siccome chi è che amministra vive di, diciamo, di pochi stress, dico io, allora c'era anche questo, si è aggiunto. Oggi però, se accade questo, non deve farci rilassare, ma almeno si crea una condizione, perché c'era una sentenza della Corte Costituzionale, giusto, una direttiva, la Corte dei Conti, che diceva che comunque anche se si andava a votare ad ottobre, inevitabilmente si doveva produrre entro il 5 aprile, per dire che comunque quello che diceva il mio capogruppo, la differenza tra la politica e poi l'amministrare. Però voglio cogliere l'occasione di questo consiglio per dire la differenza tra la politica e l'amministrare condotta dalla nostra amministrazione. Quello che abbiamo detto è quello che sta qui dentro, con qualche defaianza, ma che ha dentro, perché io capisco, io non so se hanno letto il tuo, è troppo semplicistico o approssimativo leggere qualcosa e riportare all'interno di una stima. I numeri sono cose diverse, lo dico, i numeri all'interno del bilancio, 22 milioni di investimenti per l'anno in corso,
alcuni rimodulati perché messi in campo a fine del 2020, non è una bazzecola. Investimenti ovunque, sugli impianti sportivi, sulla riabilitazione, erano state sempre la croce e la delizia, naturalmente andranno seguiti. Non è stato detto che sono state completate tutte le opere non avviate dalla precedente amministrazione, avviate da questa amministrazione, non ultima la Piana di Calabria. Dico sempre, parlare, speriamo che l'abbiamo, sono 10 milioni di euro che vanno sul territorio per il quale questa amministrazione si è spesa, un piano di interventi sulla viabilità sempre dimenticato, senza precedenti, con due infrastrutture portanti di cui l'ultimo investimento è perché quella è un'area interclusa, non potevamo prevedere, e in questa direzione va lo sport. Intercluderla per due mesi e farla girare per Tortora. Così la banca lo ricorderà. Quante volte ho detto, non può essere un attenuante la posizione geografica di un'area. L'abbiamo onorata fino in fondo. Disponiamo di altri 140.000 euro per fare in modo che venga, i disagi vengano ridotti al minimo e vengano traslati solo sul ponte di Canalie. Ovvero che potrà richiedere chiusure di 5-10 giorni per fare un intervento in loco. Queste non sono chiacchiere, sono dati di fatto. Ci sono gli affidamenti, c'è la progettazione in essere, ci sono i soldi in bilancio, ma non ci sono solo questi. Perché sulla viabilità abbiamo, oltre a un mutuo di 600.000 euro, oltre agli interventi fatti nell'area nord con la viabilità rurale, all'area di interscambio prevista all'area nord, voluta sempre da un'amministrazione di centrosinistra di cui io mi sono onorato di appartenere, di concerto con il comune, variata nel 2011 perché doveva venire a caso, il sottoscritto era candidato in una contrapposizione, ma che non ha fatto venire meno l'utilità. Per non dimenticare gli interventi sull'ex SS19, l'allargamento delle curve a Pecorone, fatte durante questa amministrazione, è voluto dal sottoscritto insieme agli altri consiglieri provinciali, l'allargamento sotto la Villa Pisana, forse questa fa parte di Gallo, ma io non mi soffermo a queste sottigliezze, a questa pochezza, perché c'è la Gallo Pollino che qualcuno ha pensato e meditato. Ci sono le opere pretese per quanto riguarda la riqualificazione dell'arteria viaria della 19, quando qualcuno non voleva farla passare perché nel tratto precedente non si era pensata. Per non parlare di tutte le provinciali, le prime opere, la SP Monitornese, la SP 101, la SS19 in Contrada Rosa, dove ci saranno altri interventi, dove ci sono stati gli interventi del dissesto, la SP 101, dove nell'accordo di programma quadro ci sarà un intervento, la SS104, dove abbiamo recuperato le economie del tratto di Latronica e l'abbiamo portato nel tratto Cavallo Coinandrino. Erano poche, l'anno dopo c'è stato un altro investimento, sia sul tratto che va verso Monitelli, nei pressi dell'uscita di Iacoglia, sia nel tratto prima, verso Arena Bianca, Biglio di Gran Collinare di sotto. Allora, amico, oltre a leggere, dovremmo averlo un minimo di onestà intellettuale, per non parlare dell'ingresso all'area industriale, per non parlare dell'apertura della bretella, che qui il grosso merito va anche all'amministrazione precedente, in cui il sottoscritto insieme alla sua amministrazione si è preso l'onere di aprirla con la manutenzione in essere e ha portato maggiori presenze del lavoro. Inutile che lo neghiamo, c'è più traffico e c'è la necessità di intervenire sulla SP100, come più volte discusso con il consigliere Schettini. Abbiamo fatto un piano di investimenti in pieno centro urbano, ci siamo dedicati al verde con le ville e cercando di riqualificare anche la villa di Verona, approvata anche quella nel bilancio, c'è anche la quota che va a coprire il secondo straccio. Io capisco che è difficile interagire, ma se si ragiona sul merito, bisogna stare su questo. Questione ospedale, fermo restando che aspetto le carte da esposto, fermo restando che aspetto che a quella mozione che ha mandato il consiglio tutto ci debba essere una risposta ufficiale per capire se è distrazione o non è distrazione, e poi ne parliamo, perché sennò diventa, e diciamo che gli altri hanno fatto chiacchiere, anche noi siamo in quella condizione di fare chiacchiere.
Io vorrei semplicemente ricordare, poi lo vorrei ricordare a qualcuno, se questi, perché non è che sono dati di fatto. Città del Suo Giallo, sede del distretto non era a Lauria, è stata messa a Lauria con il potenziamento della farmacia distrettuale, che non c'era mai stato. Sindaco, ingegnere Angelo Lafoglia, presidente della regione, dottor Marcello Pittella. Lo voglio dire perché io mi scontro quando c'è da dire. Però non possiamo pensare che la gente creda veramente a quello che ci viene calato dall'alto, con tutti i difetti che ognuno di noi ha. È la dialettica politica che non deve mai mancare. Ma questo significa malafede. Con la quarta commissione abbiamo più volte attenzionato delle questioni. Si parla di liste ferme, quando il consigliere Schettino, perché più volte è la consigliera Nicoletti. Uno, non ci sono i medici disponibili con il Covid. Due, ci sono alcuni servizi che sono sospesi. Tre, se si sono pigliati alla regina e si sono presi a Magno, forse a Lauria c'è gente di qualità, dovremmo avere il coraggio di ammetterlo. Perché altrimenti stiamo parlando di altro, per quanto ci possiamo lamentare? E vado oltre. Questo deve essere lavori di ristrutturazione della diagnosi, in cui abbiamo preteso a cambio amministrazione che ci dessero i soldi. C'era Maratea, Cipolla poi se n'è andato, noi abbiamo proseguito. Quello vuol dire fare territorio. L'unione politica la si può avere nei fatti, non dietro a una struttura che nessuno ha voluto finanziare. Il vero limite, la Lauria è rimasta fino all'ultimo. E nel mantenere quella previsione del DUP ci sta il fatto che la Lauria ha detto va bene, il commissario ce lo prendiamo noi, quando lo facciamo noi, quando non lo voleva fare nessuno, perché sappiamo delle strutture. Questo significa, non è che perché non la vogliono fare gli altri, noi rinunciamo all'idea di una valle più un'unione. I lavori di ristrutturazione della dialisi, che consentiranno di avere uno degli impianti più all'avanguardia del Mezzogiorno. No, perché questo vanno a scritta agli altri. Perché qualcuno pensa che il lavoro sia frutto di nulla. Ma ci sono i dati di fatto, che con le carte bisogna fare. Percorso donna. C'è qui l'assessore Tagliardi, all'epoca ricordo un confronto con la Franconi per portare quei fondi qui. Hospice pediatrico, abbiamo accettato di non restringerlo, diciamo, a delle patologie stringenti che lo rendessero, diciamo, volto ad avere pochi numeri e l'allargassero con il parente del dottor Orofino. È stata vincente tutta questa storia. L'oncodegenza, che purtroppo per il Covid non può partire, ma quella è un'altra storia. Lavori per la realizzazione della nuova sala prelievi e relative sala d'attesa. Io, a prescindere che ognuno dovrebbe rendersi conto, no, delle assise che presiede, quante persone ha dietro o meno, perché altrimenti viene meno il ruolo. Ok? Perché cioè, non ci dobbiamo nascondere. Tutti c'è la gamba e dice, vabbè, ognuno faccia quello che vuole. Ok? Quindi questi sono luoghi sul beato Domenico Lentini. Naturalmente io sono stato in fondazione, è necessario fare un investimento, questa amministrazione, il Palazzo Tedeschi l'ha candidato, la riqualificazione l'ha candidato. Palazzo Tedeschi siamo arrivati secondi, mi è passo strano, il primo investimento è stato a Tolbe e ha vinto subito dopo il cambio di guardia, diciamo. Andreotti faceva un'affermazione che a pensar male spesso ci si azzecca. In più preserviamo tutti gli impianti sportivi, li potenziamo e ci investiamo sopra. Ahimè, a me dispiace tantissimo per il palazzetto, ma dispiace più per quello che è accaduto e che cosa è successo. Troveremo modi e fatti, però se dobbiamo stare sulle questioni ci dobbiamo saper stare. Carpineto, è stato fatto un progetto di riqualificazione e di inversione attraverso la rimodulazione dell'aria. Autorizzazione integrale che è stata autorizzata attraverso il PAU, è stato emesso anche il PAU per la prima volta, il permesso di autorizzazione. Oggi abbiamo approvato un studio di fattibilità tecnica e economica, si anticiperà a questa annualità, a partire prossimamente saranno 6 milioni e mezzo di euro recuperati non da Messina, recuperati da questa amministrazione per riconvertirlo e adeguarlo ai tempi. Che non è che là si risolve con una telecamera, là si risolve se ci investi e se risolvi il problema.
fermo restando che siamo usciti fuori dalla procedura di infrazione, fermo restando che abbiamo cambiato il servizio, fermo restando che ci sarà la tariffa puntuale, fermo restando che un sacco di brutture nel paese a livello ambientale, di apparenza e quant'altro, andrebbero affrontate. E questi sono dati di fatto. Fermo restando che dal punto di vista sociale abbiamo avuto sia gli investimenti, ricordo centro diurno, centro di aggregazione, i tavoli permanenti, abbiamo candidato nuovamente il San Bernardino nel piano di resilienza, perché l'abbiamo fatto attraverso con gli altri comuni, attraverso il GAL. Fermo restando che abbiamo garantito i medesimi servizi, e lo vorrei dire a quanto lo vorrei dire giusto per i contributi per quanto riguarda la casa famiglia disabilità, vi dà ovviamente circa 50.000 euro. Non li abbiamo fatti mancare e ci auguriamo che possano lievitare sempre di più nel tempo, aumentando i posti, cercando di creare la massima sinergia. Però io non riesco ancora, ritornando un attimo allo sport, abbiamo cercato veramente di attenzionare tutto a partire dal milione che è stato il primo investimento, che è oggetto di un ulteriore investimento di efficientizzazione, a partire da Cogliandrino, Pecorone, c'era Sofia Antilà. L'amministrazione investe e punta. Dopodiché le dinamiche che possono scatenarsi su un territorio, quelle sono dinamiche che appartengono non all'amministrazione, o meglio, non a quello che è il dettato amministrativo. E questi risultati di fatto stanno in bilancio. Non è che dici che stanno attorno. Sul dissesto sta partendo la progettazione Grenile, San Paolo. Abbiamo inserito Muraccione, per il quale sta inserendo la progettazione. Abbiamo recuperato al Ministero 38.000 euro. Si stanno facendo gli studi di progettazione che comprendono la strada di Rosa Mulino e le frane che ci sono a salire, compreso alcune aree critiche del Capraro e Decce, che poi ricorderete. Io capisco che può essere non condiviso, però se parliamo nel merito delle questioni, ci dobbiamo fare il dimensionamento scolastico. Stranamente quest'anno non è stato tirato in mano. Vi ricordo che questa amministrazione, appena si è insediata, senza fare tavoli di concertazione, ha chiuso la scuola elementare dell'infanzia di Acqua delle Donne, accentrandolo a Galdo, perché era il primo passo, e c'è il già assessore Amato, era il primo passo da compiere verso un ragionamento di accentramento. Il Covid purtroppo ha fatto diventare i piccoli numeri un ragionamento diverso, dovremmo rimodularli anche in funzione della parte di oggi. Che non sappiamo in che direzione andiamo e che cosa cambierà. Allora, io capisco che di fronte a tutto questo ci sta un po' di imbarazzo, ma l'oggettività non la si può dire. Allora, dico, una presa di posizione che abbia delle radici. Io capisco che percorrere il terreno, che percorre qualcuno ad una velocità diversa, seguire la scia agevola, sono un ingegnere aeronautico, lo so per certo. Però naturalmente bisogna tener conto che quanto è stato messo in campo è frutto anche di uno sforzo. Ma naturalmente ognuno di noi avrà la propria posizione. Saranno i cittadini a giudicare tutto quello che è stato posto in essere. E quando io parlo del nostro confrontarci, è giusto che ci sia il confronto, che ci sia, ma ci sono i ruoli. I ruoli vengono stabiliti dai cittadini che votano la elezione. Io in questo non voglio dimenticare niente, ma devo sottolineare ancora, oltre alla tariffa puntuale, che dal punto di vista energetico noi appena ci siamo insediati abbiamo approvato il piano delle azioni delle energie sostenibili che veniva dalla provincia e che è stato inserito proprio per mettere il punto su quelli che potevano essere gli elementi energivori che possono agroindustriale, scuola e ospedale. Tant'è che abbiamo fatto una candidatura per le biomasse, quelle là, da fornitura sia per le zone industriali, non siamo stati finanziati, ma in questo si potrà ritrovare. Ve l'annuncio, ho visto il responsabile dei AMC, perché stiamo cercando con l'amministrazione di forzare negli investimenti in infrastrutturizzazione del gas, che sono sia per la sindica, sia per l'industriale, sia per la distribuzione. Naturalmente io non prometto mai niente, stiamo cercando, poi ognuno la legge a modo suo. Promesse, noi diciamo quello che vorremmo fare e ci lavoriamo per raggiungere. Però se si vuole parlare, si deve parlare di quello, e quello che ci manca
delle opere di, della modernità dell'ex autostrada, il marciapiede su cui sta lavorando l'ANAS a Gallo. Abbiamo chiuso e aperto un mondo, 22 milioni di euro di investimenti dal piano triennale per quest'anno. Dopodiché, che se ne dica, ci sono tutta una serie di opere realizzate, ci sta tutta una condizione. Inoltre, quando si parla di Smart City, io vi vorrei ricordare che abbiamo messo le determine online, non accadeva, mancano solo le delibere. Abbiamo attivato lo sportello unico per l'edilizia, che la gente non consegna più materiale cartaceo. Stiamo attivando l'app IO, ovvero l'informatizzazione completa del percorso, dove tu puoi pagare tranquillamente da casa. Io ricordo un post quando mi sono insediato, parlava di Bernarda, vero? E diceva le delibere online. Ma questo sì che è un comune smart city. Non ho sentito una parola sul SUE, non ho sentito una parola su IO, non ho sentito una parola sulle detenne. Mi auguro che il mio successore, o chi mi succederà, possa essere una donna, un uomo, possa veramente completare quest'iter, tutti quest'iter va guidato, non a chiacchiere, perché l'abbiamo visto con i vaccini. Quando si devono prenotare i sessantenni e i settantenni, ahimè, hanno delle difficoltà. Ma sta arrivando IO, perché l'app che riguarderà prima o poi, forse noi saremo prima di qualcun altro e dopo di altri, ma arriva, è un percorso che va guidato. Io con questo mi concedo dicendovi che naturalmente rispetto tutte le scelte, porteremo avanti le istanze, diciamo, che abbiamo posto in essere e rivendicato. Non penso che sia una cosa da poco, per quanto può essere condivisibile o meno, e rimando al mittente delle illazioni che non hanno proprio fondamento, ma che vedono, diciamo, forse, non lo so, una, rispetto a un certo dinamismo, una certa sofferenza. Ma questo è legittimo, sarà poi l'agone politico a dirci e a fare il resto. Per il resto io penso che, lo dico al Consiglio, ma naturalmente se votate di no, possiamo essere orgogliosi per quanto messo in campo. Sicuramente chi verrà dopo di noi farà di più e meglio, ma solo chi non va non sbaglia, quindi auguriamoci che venga qualcuno che faccia anche di questo. Grazie Sindaco. Allora, prego, saluto. All'assessore Boccia dico che io ho questo documento, ho praticamente un DUP, il documento unico di programmazione 2021-2023. Allora, voi parlavate di unione dei comuni, l'avete smantellata, è una nota di demerito a vostro riguardo questa, sì o no? O me la sono inventata io? Poi, la mia è un cantiere aperto, peccato che io non me ne sono accorto, peccato che ci sono tante imprese che vengono da fuori, perché non bastano quelle che ci sono. Da quello che ha detto il sindaco si vince che qua si lavora a Iosa, ma vabbè, questa è una cosa di cui io non mi sono accorto. Carpineto, sono trascorsi 5 anni ed oggi ancora non è stato risolto il problema di Carpineto. Regolamento urbanistico, 20 anni e non è stato risolto il problema del regolamento urbanistico. Il vivere amalfitano, ne avete fatto uno che è stato sferico, sono venuti dall'America per comprendere come bisogna fare quel bivio. Risonanza magnetica, se non era perso fesso qua, nel 2000, la delibera del 2018 rimaneva sotto. Io non ho offeso nessuno, sto parlando. Non vi preoccupate, quando parla con il sindaco, dica al sindaco. Io sono calmissimo, non vi preoccupate. Poi per quanto riguarda il potenziamento dei carabinieri, c'è qui il consigliere Rabatta, che se non era per il sottoscritto e dal 7 ha detto Lauria quanti abitanti ha, e io gli ho detto quanti ne aveva, ha detto un carabiniere ogni 1500 abitanti. Quando gli ho fatto la relazione l'ha portato da 9 a 12 e ha detto adesso voi trovatemi una caserma, perché gli ho messo sul tavolo le fotografie dove era la caserma, ha chiamato al generale di Potenza e ha detto è vero quello che mi sta dicendo questo signore qua? Ha detto sì, allora io vi aumento i carabinieri, voi trovatemi una caserma, che non è stata trovata. E per quanto riguarda praticamente il discorso di che cosa noi concepiamo, io concepisco per il comune di Lauria, io ho votato sempre contro a questo bilancio perché ritengo che le risorse che noi abbiamo a disposizione le dobbiamo gestire noi, e l'ho detto al primo momento,
Per me il discorso dell'acqua andava gestito diversamente, l'uscita dall'acquedotto Lucano, il discorso di Tozzi, io mi auguro che si farà qualche cosa per poter fare in modo che la centrale idroelettrica la gestiamo noi e la portiamo noi avanti, perché voi avete svenduto un bene quando era stato proposto dall'ingegnere Papaleo per poter fare praticamente la centrale idroelettrica e gestirla come comune. Questi sono degli errori madornali che noi ci stiamo portando dietro nel corso degli anni. Quindi, cari amici, il discorso della spazzatura, queste sono delle risorse che noi dobbiamo gestire noi in prima persona, se no trasferimenti non ce ne sono più dallo Stato. La tassazione oramai è già raggiunto dei livelli elevatissimi e se non si lavora la gente non ne può pagare tasse. A questo punto noi come dobbiamo garantire i servizi sul nostro territorio? Grazie. Prego, sì, la per dichiarazione di voto. Sì, voto contro. Prego, assessore. Grazie Presidente. Capisco gli anni, consigliere Ornato, condivido tutto quello che il sindaco e l'assessore Boccia hanno dichiarato, hanno detto. Però al punto sul regolamento urbanistico la devo un attimino correggere, è stato anche lei che è presidente della terza commissione, abbiamo fatto una commissione proprio quando è arrivata la chiusura del procedimento della VAS, a giorni sarà depositato in comune. Me l'ha detto anche prima di dicembre questo. No, abbiamo fatto la commissione. No, ma prima di dicembre, pure mi ha detto così. Abbiamo fatto una commissione a febbraio, la terza commissione. A breve ritornerò in commissione per illustrare il piano e andremo in consiglio per procedere all'approvazione e quindi io credo che per fine anno, dopo tutte le osservazioni che saranno fatte e risposte, avremo il piano nuovo regolamento. Grazie per il. Prego assessore. Prego signor. No, io voglio solo. Al di là di tutto quello che ci sono le carte, penso che le hai portate. Io interferisco. Fagli avere l'incartamento perché sulle carte c'è scritto chiaramente che c'è il parere favorevole del Dipartimento. Quindi al di là di tutto, capisco che dà fastidio per questo, però pazienza. C'è il parere favorevole, manca lì per il finale, ovvero il ritorno che il tecnico ci deve dare. Quindi ti invito proprio a farti un'email con la ricevuta di ritorno, così un po' protocolli in commissione, perché ti ringrazio di aver sollecitato la commissione, devo essere il contrario, però fai deposita in commissione le carte inviate dalla regione, perché si parla di un parere favorevole sul redigente regolamento urbanistico, non sono più chiacchiere, è il merito delle questioni. Se le hai depositate, poi andiamo a vedere il registro, dopodiché non è che si sta parlando, c'è un atto formale della regione. Per esempio, invito lei per far rispettare ognuno, perché ognuno, io pure mi agito, dobbiamo rispettarci, però invito l'assessore veramente a verificare perché c'è un atto formale, una nota della regione, che esprime il parere favorevole. Qui dentro. Siccome siamo nell'assise consigliare, è stata, perché giustamente io non ho avuto modo per il Covid di venire in commissione, l'assessore l'ha depositata, quindi si parla di atti. Se qualcuno ha avuto il tempo di leggerlo, vada in commissione e lo vada a leggere. Tu penso che ce l'hai, il pubblico non sta parlando di una questione. Ora si tratta dell'iter formale, ovvero recepire le osservazioni della VAS, metterle dentro e portarle nell'iter consigliare, che è quello che dice l'assessore. Quindi mi sono sigillato l'atto in commissione. Grazie sindaco. Possiamo passare alla votazione del punto per punto. Allora, punto 3. Regolamento per l'applicazione del canone unico legge 27 dicembre 2019, numero 160, legge di bilancio 2020. Tamboglia. Favorevole. Scagliardi. Favorevole. Scarlomagno. Favorevole. Viceconti. Favorevole.
Nicodemo. Favorevole. Forastiero. Favorevole. Boccia. Sì. Ricciardi. Favorevole. Amato. Favorevole. Mastroianni. Favorevole. Chiarelli. Sì. La Banca. No. Jeppo. Mi astengo. Cusnato. Astengo. Schettini. No. Cresci. Allora, con 11 voti favorevoli, 2 contrari e 2 astenuti, il punto è approvato, ne votiamo l'immediata eseguibilità per la prova di mano, all'unanimità. Quarto punto all'ordine del giorno, addizionale comunale al VIP, conferma liquida per l'anno 2021. Tamboglia. Favorevole. Gagliardi. Carlo Magno. Favorevole. Viceconti. Favorevole. Nicodemo, sì. Forastiero, sì. Boccia, sì. Ricciardi, favorevole. Amato, favorevole. Mastroianni, favorevole. Chiarelli, sì. La Banca, no. Jeppo, sì. Osnato, sì. Schettini, no. Con 13 favorevoli, 2 voti contrari, il punto è approvato. Ne votiamo l'immediata eseguibilità per la prova di mano. All'unanimità. Quinto punto all'ordine del giorno. Approvazione aliquote per l'applicazione della nuova IMU anno 2021. Tamboglia. Favorevole. Gagliardi. Favorevole. Carlo Magno. Favorevole. Viceconti. Favorevole. Nicodemo. Sì. Forastiero. Sì. Boccia. Favorevole. Ricciardi. Favorevole. Amato. Favorevole. Mastroianni. Favorevole. Chiarelli. Sì. La Banca. Astenuto. Jeppo. Favorevole. Osnato. Favorevole. Cresci. Schettini. Astenuto. Con 13 favorevoli e 2 astenuti, il punto è approvato, ne votiamo l'immediata eseguibilità per alzata di mano, all'unanimità. Sesto punto all'ordine del giorno, documento unico di programmazione di cui all'articolo 170, comma 1, decreto legislativo 267-2000, periodo 2021-2023. Tamboglia. Favorevole. Gagliardi. Favorevole. Carlo Magno. Favorevole. Viceconti. Favorevole. La Banca. Del giri assenti. Nicodemo. Favorevole. Forastiero. Sì. Boccia. Sì. Ricciardi. Favorevole. Amato. Favorevole. Mastroianni. Favorevole. Chiarelli. Sì. La Banca Mariano. No. Jeppo. No. Osnato. No. Schettini. No. Con 11 favorevoli e 4 contrari, il punto è approvato, ne votiamo l'immediata eseguibilità. Settimo punto all'ordine del giorno, esame e approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021-2023. Tamboglia. Favorevole. Gagliardi. Favorevole. Carlo Magno. Favorevole. Viceconti. Favorevole. Nicodemo. Favorevole. Forastiero. Sì. Boccia. Sì. Ricciardi. Favorevole. Amato. Favorevole. Mastroianni. Favorevole. Chiarelli. Sì. La Banca Mariano. No. Jeppo. No. Osnato. No. Schettini. No. Con 11 voti favorevoli e 4 contrari, il punto è approvato, ne votiamo l'immediata eseguibilità. Allora, passiamo all'ottavo punto all'ordine del giorno, rivisitazione progettuale dei lavori di rifacimento dei ponti Canali e Bonasit sulla strada comunale della Merale, approvazione autonomo piano finanziario, variazione al piano triennale delle opere pubbliche 2021-2023. Ed è il manuale. Praticamente con questo fatto praticamente portiamo nella annualità 2021 la rivisitazione dei ponti Canalia per 140.000 euro. In modo che il completo il progetto si completa e si può andare avanti con l'intero iter, poiché il finanziamento è da quote d'avanzo vincolate e da oneri di urbanizzazione primaria, quanto era dovuto
personalmente per la prima volta ho avuto il piacere di avere un no, abbiamo avuto il piacere di avere un no da qua dal Gemelli sul bilancio, visto che va sempre approvato. Grazie, assessore Boccia. C'è qualcuno che vuole intervenire? Aspettiamo un po'. La Foglia, Gagliardi, Carlo Magno, Vice Conti, Nicodemo, Forastiero, Boccia, Ricciardi, Amato, Mastroianni, favorevole. Chiarelli, sì. La Banca Mariano, sì. Bielco, sì. Osnato, sì. Schettini, sì. All'unanimità il punto è approvato, ne votiamo immediata la sensibilità. All'unanimità, grazie.